Ciao! Se anche tu hai perso uno o più denti, oggi la soluzione c'è. La soluzione è rappresentata dagli impianti dentali. Questo video serve per fare un po' di chiarezza sugli impianti. Tante persone ne sono ingiustamente spaventate, questo perché c'è parecchia disinformazione in giro. Lascia che ti spieghi cos'è un impianto dentale. Un impianto non è altro che una bita in titanio che viene posizionata sotto gengiva, nell'osso mascellaro-mandibolare, dove prima c'era la radice del tuo dente, che per un motivo o per l'altro è stata tolta. Una volta posizionato, l'osso ricresce attorno all'impianto, stabilizzandolo e trasformandolo in un pilastro fisso e resistente. Sopra questo impianto ci puoi connettere un dente fisso in ceramica con cui tornare tranquillamente a masticarci. Gli impianti non sono dolorosi, nonostante tante persone ne siano spaventate. Spesso mettiamo in guardia i nostri pazienti dal possibile dolore che potrebbero avere dopo aver fatto una cura più semplice come una devitalizzazione, ma mai dopo aver fatto un impianto. L'intervento per posizionare un impianto è infatti un intervento assolutamente poco invasivo e se ti vengono prescritti i giusti farmaci da assumere, il dolore post-operatorio è praticamente assente. Considera che in alcuni casi oggi è possibile inserire un impianto anche senza dover incidere o tagliare la gengiva, riducendo ancora di più il disagio post-operatorio poi dei pazienti. Certamente, negli interventi più grossi, quando oltre a un impianto vengono posizionato anche un piccolo innesto osseo, i nostri pazienti ci riferiscono dei disagi post-operatori, ma non è mai la comparsa di dolore, bensì la presenza di gonfiore o più raramente la comparsa di qualche livido, che è la normale reazione dei tessuti all'intervento fatto. Il rigetto degli impianti non esiste, tuttavia gli impianti possono avere una piccola percentuale di fallimento. Considera questo, nel 98% dei casi tutto va correttamente e l'osso guarisce correttamente attorno all'impianto stabilizzandolo. Se sei sfortunato e rientri in quella piccola percentuale di casi in cui le cose non vanno correttamente, in quel caso l'impianto viene tolto e riposizionato senza costi aggiuntivi. Normalmente l'osso ha bisogno di 3 mesi per ricrescere attorno all'impianto e per stabilizzarlo. Normalmente, perché ci possono essere alcuni casi in cui oltre all'impianto, se viene fatto un piccolo innesto osseo, sia necessario aspettare più tempo. Tuttavia, se le condizioni sono favorevoli, considera che oggi la tecnologia ti permette, in buona parte dei casi, di posizionare gli impianti la mattina e di avere già dopo poche ore, dopo circa 6 o 7 ore, i denti fissi provvisori con cui tornare a sorridere e a masticare. Anche in questo caso non è un problema. Tanti pazienti arrivano da noi mettendo le mani avanti e dicendo che non possono avere i denti fissi perché gli hanno detto che non hanno osso per posizionare gli impianti. Questa è un'informazione però normalmente sbagliata. Ci sono infatti delle situazioni in cui gli impianti non si possono fare, ma non è la carenza di osso. In questo caso, infatti, nelle situazioni in cui effettivamente mancasse l'osso, hai due alternative. O si va a cercare altro osso in cui posizionare gli impianti, come per esempio quello degli zigomi, oppure si fa un piccolo innesto osseo e gli impianti vengono posizionati in un secondo tempo. In entrambi i casi questi interventi oggi si eseguono normalmente in un ambulatorio odontoiatrico, senza bisogno di ricoveri ospedalieri. In ultimo, tante persone sono spaventate perché assumono tutti i giorni dei farmaci per delle patologie come il diabete, come la pressione alta e pensano ingenuamente di non poter fare degli impianti dentali. Chiariamo anche questo punto, quasi tutti possono fare gli impianti, indipendentemente dai farmaci che assumono. Quasi perché effettivamente qualche persona purtroppo non può, ma semplificando molto, sono persone il cui stato di salute è molto compromesso, per cui non si pongono neanche il problema di rimettere i denti che mancano, oppure pazienti che assumono farmaci per patologie molto gravi. Il fatto tuttavia di assumere della vitamina D, di essere diabetici e di prendere pastiglie o compresse che rendono il sangue più liquido non costituiscono di per sé un motivo di esclusione a un intervento di implantologia. Certamente, il più importante, se ti hanno detto che gli impianti non puoi farli, se ne sei spaventato, se mastichi male o vorresti un'estetica migliore per il tuo sorriso perché ti mancano tanti denti, chiedi un secondo parere. Le cose oggi sono molto cambiate, per cui non farti frenare da convinzioni sbagliate. Affidati a un implantologo esperto e chiedi un consulto per avere maggiore chiarezza sul tuo caso.